tutti, benvenuti. Vi allego il link per scaricare il programma GIMP. Scaricate il file Setup per l'installazione guidata. Seguite la procedura. Io faccio annulla perché l'ho già installato. Adesso scarichiamo anche una bella immagine, una clip art sulla creazione per il nostro puzzle. Si clicca sopra l'immagine, poi su Visualizza, poi si salva con nome, ad esempio sul desktop. Prepariamo una copia dell'immagine perché una verrà trasformata da GIMP in puzzle. Apriamo il nostro programma e iniziamo a costruire il puzzle. Facciamo File, poi Apri e carichiamo l'immagine. A questo punto facciamo Filtri, Render, Motivo e Puzzle. Possiamo scegliere sia il numero dei tasselli, sia come sistemarli riguardo ai contorni. Facciamo OK e il nostro puzzle è pronto. Clicchiamo su File, poi Esporta come. Scegliamo ad esempio la destinazione desktop e scegliamo il tipo di file cliccando su Immagine PNG. Facciamo Esporta, Esporta. Adesso noi abbiamo l'immagine iniziale e una nuova immagine trasformata in puzzle, pronta da stampare. La realizzazione del puzzle scegliamo del cartoncino non troppo pesante e neanche troppo leggero. Io ho scelto il cartoncino di questa cartellina. Usiamo della colla o del nastro biadesivo. Adesso ritagliamo e il gioco è pronto, cari bambini, eccolo qua. Consiglio di non usare un cartoncino troppo pesante perché è difficile da tagliare e alla fine i pezzi si sciupano. Un affettuoso saluto a ciascuno di voi e ai vostri bambini. Felice di esservi utile. Ciao! Buon divertimento!